Gentili telespettatori, buonasera e ben ritrovati con Imprese in Forma, il format televisivo a cura del sistema camerale abruzzese. Il titolo di oggi, la 37esima edizione del premio Fedeltà al Lavoro e al Progresso Economico, premi speciali a Daniele Becci e Graziano Marco Vecchio. 43 persone premiate che hanno contribuito al benessere economico delle province di Chieti e Pescara e due premi speciali, uno alla memoria di Daniele Becci, primo presidente della Camera di Commercio Unificata, ed un altro alla carriera di Graziano Marco Vecchio, che dedica il suo riconoscimento alle centinaia di persone che hanno lavorato con il territorio e per il territorio. In uno scenario da favola, il Teatro Marruccino, si è svolta appunto domenica 17 novembre la 37esima edizione della Fedeltà al Lavoro e al Progresso Economico. Una grande festa, esordisce il presidente Strever, per uno che come me nasce con lo spirito per il lavoro. Sentiamo adesso le parole della moglie del presidente Daniele Becci e quelle di Graziano Marco Vecchio. Buongiorno a tutti, la mia famiglia ed io desideriamo ringraziare il presidente Strever e tutta la Camera di Commercio Chieti Pescara per questo riconoscimento che siamo onorati di ricevere, certi che mio marito lo sarebbe stato ancora di più. È un premio che ci è particolarmente caro. Viene dall'istituzione che come Camera di Commercio Pescara è stata per diversi anni un po' la sua seconda casa e la sua famiglia. Come ricordava l'amico Carmine, trascorreva tanto del suo tempo lì e per la Camera di Commercio di Pescara. E non voglio soffermarmi sulle sue qualità, che altri hanno voluto riconoscerli, le idee, la tenacia, la semplicità e la concretezza, l'integrità morale, ma su un aspetto, sulla passione che metteva nel suo lavoro. Daniele era un vulcano, aveva un carattere dirompente, a volte era difficile rapportarsi con lui, ma perché ci metteva sempre il cuore e la passione. E questo è l'augurio che io voglio fare a tutti, alla Camera di Commercio Chieti Pescara, a tutti i lavoratori, di lavorare sempre con passione. Grazie a tutti. Ovvio che i ringraziamenti sono scontati, ma l'ho detto qualche battuta all'intervista quando ero arrivato, citando Ennio Flaiano, che ho già citato in altre occasioni simili dove mi hanno immeritatamente riconosciuto un premio. Lui era solito dire che quando si dà un premio letterario a chi scrive un grande libro, il premio non va a chi lo ha scritto, il premio va a chi quel libro ha letto, perché non ci sarebbe mai stato il successo di quel libro se i lettori non l'avessero letto. E la verità è che poi ho accettato questo premio perché è un premio non a me, questo è un premio a una comunità che da 57 anni, con centinaia e centinaia di lavoratori e lavoratrici, ha creato un pezzo dello sviluppo economico della nostra azienda. Nulla sarebbe stato possibile se la buona volontà di queste persone non avesse costruito questo successo. Ho visto nella pagina che mi avete dedicato anche di aver richiamato quella mia definizione nella mia tesi di laurea del metal mezzadro. Il successo dell'area industriale del Bastese nasce grazie alla figura di un uomo di quinta elementare, un uomo di terza elementare, che 8 ore in fabbrica costruiva il successo per le prossime generazioni e poi 8 ore era sui campi a coltivare ancora la terra del suo papà. È stata questa la verità del successo, non mia, ma di persone che hanno scritto giorno per giorno questo successo. Oggi, in un momento complesso, difficile, hai parlato dell'automotive e dei problemi adesso connesso, la sfida è ancora importante, più importante. Dobbiamo però creare speranze per i nostri giovani. Non possiamo lasciare alle prossime generazioni nulla, avendo ricevuto invece dai nostri padri e dai nostri nonni tanto.
Con Next al via la prima edizione il 29 novembre. Creare opportunità di business concrete per le aziende e avviare collaborazioni tra le realtà abruzzesi. E questo è l'obiettivo di Con Next, il format nazionale di Confindustria che sbarca per la prima volta a Pescara il 29 novembre. Sentiamo le parole di Angelo Taraborelli. Io ho creduto fortemente in questo progetto partendo dall'evento di Milano dello scorso febbraio. Poi ho girato tutta l'Italia, ho fatto Napoli, Palermo, Ancona, Cesena, Firenze. È un evento importantissimo per il nostro territorio. Dobbiamo fare squadra, dobbiamo fare rete. È importante che tutto il territorio abruzzese, ma anche le aziende non associate al nostro sistema Confindustria, partecipino a questo evento per fare squadra. Personalmente posso dire questo, che mi ha permesso di conoscere tanti imprenditori, tante realtà, tante innovazioni, tanta voglia di fare, anche tanti ragazzi che hanno competenze e capacità, ma non hanno quella visibilità che il mercato oggi gli può dare. E Connext è una piattaforma utile, perché non è la solita fiera dove ci si incontra, ma è un marketplace digitale, quindi gli incontri B2B possono continuare tranquillamente durante l'anno. E permette di fare squadra sia tra piccole e medie imprese, ma anche di affacciarsi con i grandi player nazionali. Passiamo adesso all'agenda della settimana. Al via il 22 novembre la fiera Agroalimenta, che quest'anno spegne ben 20 candeline. Grazie alla sinergia con il centro estero, 16 importatori e distributori provenienti da 8 paesi, Belgio, Germania, Svezia, Svizzera, India, Vietnam, Canada e Giappone, saranno in Abruzzo per una serie di incontri d'affari con circa 40 aziende e un tour aziendale presso le realtà imprenditoriali della regione. Per questa puntata è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento la prossima settimana ricordandovi che Imprese in Forma va in onda tutti i mercoledì dopo il TG delle 20 ed il giovedì alle 14.30, sempre sui canali di Rete 8. Grazie.